Ciao ragazzi, m'hanno sospeso il canale di YouTube. E voi direte, ma allora cosa ci fai su YouTube? Ecco, ora ve lo spiego. Eccoci qua. Allora, erano esattamente le 11 e 19 di lunedì 27 dicembre 2021 e mi arriva una mail da YouTube. Io pensavo fosse una notifica di qualcosa, no, insomma, questa mail ve la leggo, poi ora ve la faccio vedere. Dice: "Buongiorno Fadita Bass & Music, nell'esaminare i tuoi contenuti abbiamo rilevato violazioni gravi o ripetute delle norme della community, pertanto abbiamo rimosso il tuo canale da YouTube. E ciao, così. Sappiamo che questo potrebbe deluderti molto, ma è nostra responsabilità fare in modo che YouTube sia un luogo sicuro per tutti, eccetera, eccetera, piripipara, papurubu." Cioè, allora, io non ho avuto praticamente, sapete un po' come funziona? Ci sono dei meccanismi di controllo per cui YouTube a un certo punto ti fa degli avvisi, tre avvisi al massimo per violazioni gravi del copyright o di qualsiasi altra, insomma, norma della community che tutti gli users sono tenuti giustamente a rispettare. Io niente di tutto questo, niente di tutto questo, e praticamente mi cacciano il canale, così, dambè. E a quel punto io ero in viaggio, quindi insomma non potevo stare lì a scrivere mail, anche perché loro ti mandano un link per fare ricorso, e ho fatto ricorso. E praticamente ho fatto ricorso e loro, dunque, ho fatto ricorso esattamente sempre lo stesso giorno, ma alle 18:49, quindi il 27 dicembre 18:49, io compilo il form che mi hanno mandato, faccio ricorso e loro mi rispondono con la risposta di default che dice: "Abbiamo ricevuto il tuo ricorso contro la sospensione dell'account e ti risponderemo appena possibile." Comunque, l'account me l'avevano sospeso perché praticamente tutti i link che ho sulle mie pagine non funzionavano, andavano lì e dicevano: "No, spiacente, il canale è stato rimosso." Ok, e questa storia qui va avanti. E poi invece il giorno dopo alle 10:06, quindi martedì 28 dicembre alle 10:06, mi arriva un'altra mail, sempre da YouTube, che dice, poi ora la guardiamo insieme: "Buongiorno Fadita Bass & Music, siamo lieti di comunicarti che abbiamo appena portato a termine la revisione del tuo account YouTube e a seguito di un rinnovato esame possiamo confermare che non viola i nostri termini di servizio. Quindi abbiamo revocato la sospensione del tuo account che ora è nuovamente attivo e operativo. Ci teniamo a ringraziarti per la pazienza dimostrata durante l'esame della tua richiesta. Il nostro obiettivo è assicurarci che i contenuti non violino le nostre norme della community al fine di rendere YouTube un luogo sicuro per tutti. Tuttavia può succedere che commettiamo errori durante questo processo. Contiamo sulla tua comprensione e ci scusiamo per qualsiasi disagio eventualmente causato. Se hai ulteriori domande non esitare a contattarci qui. Cordiali saluti il team di YouTube." Ok, quindi praticamente più o meno 12 ore dopo mi hanno riattivato il canale perché, appunto, come recita appunto questa mail, a seguito di un rinnovato esame possiamo confermare che, no, che io non ho violato nessuno dei termini di servizio. E quindi qui allora adesso. E che cosa succede? Io prendo quel capoverso dove è scritto: "Se hai ulteriori domande non esitare a contattarci qui." E vi contatto perché voglio capire perché il mio account sia stato sospeso. Praticamente parte una serie di comunicazioni che ve la faccio breve. In realtà non mi dicono qual è il motivo, cioè non mi dicono: "Guarda, hai fatto questo, questo e quest'altro, e quindi noi ti abbiamo sospeso." Oppure presumo che a questi livelli operi l'algoritmo, per cui l'algoritmo ha letto alcune cose che tu hai fatto in maniera sbagliata. Quindi praticamente non mi hanno
non mi hanno dato una risposta così come mi aspettavo, anche perché a questo punto io vorrei capire che cosa ho fatto per non rifarlo e per non rincorrere nel solito problema. Però questo qui dal punto di vista dell'assistenza praticamente non ci sono arrivato a chiarirlo, perché diciamo loro mi hanno detto: ciao Fabio, grazie per averci contattato, ti scrivo in merito, questo è mercoledì 29 dicembre, ti scrivo in merito alla tua domanda inerente alla terminazione del tuo canale per violazione delle norme della community di YouTube il 27 dicembre, e poi una volta fatto il ricorso è stato ripristinato. Mi spiace molto per questa situazione, capisco quanto può essere frustrante, cercherò di fare del mio meglio per aiutarti. Analizzando la situazione ho visto entrambe le mail che hai ricevuto da YouTube, sia quella dove ti è stato comunicato della terminazione del canale, sia quella ricevuta dopo il ricorso in cui i nostri esperti hanno deciso di rimuovere la sospensione e riattivare nuovamente il canale perché non viola i nostri termini di servizio. Ci sono varie motivazioni per cui un canale può essere terminato per via della violazione delle norme della community di YouTube. E qui parte un elenco con 4 punti: violazione ripetuta delle linee guida, un singolo caso di abuso grave come comportamento contro la sicurezza dei bambini o spam, account dedicati a una violazione delle norme, incitamento all'odio, molestia, furto, identità e così via, e aver ricevuto 3 avvertimenti per aver violato le nostre norme della community guidelines entro i 90 giorni, ok? Quindi praticamente niente, mi ha messo una cosa, un elenco in cui io dovrei riconoscere che cosa ho fatto, e l'unica cosa che posso riconoscere, ma che comunque è un mio pensiero, quindi non è suffragato da una loro conferma o da un loro diniego, quindi l'unica cosa che posso aver fatto è che io un giorno, qualche giorno prima del 27 dicembre, ho caricato 3 video contemporaneamente, e il titolo di questi 3 video, la prima parte, perché c'è la descrizione, diciamo, è abbastanza lunga, la prima parte è uguale, cioè allo stesso titolo, poi cambia la seconda parte. Mi sto riferendo, ora ve lo faccio vedere, a questi video. Ho fatto questa versione di un pezzo di Bach riarrangiandola un po' con 2 bassi, anzi con 3 bassi, e niente, praticamente ho messo la cover, diciamo, del pezzo per intero, e poi ho messo altri 2 pezzi, 2 video in cui cercavo di interagire con gli utenti, in cui dicevo: suonate la melodia in uno mentre io suono il basso e suonate il basso mentre io suono la melodia. Questa è l'unica cosa che mi viene in mente che possa rientrare vagamente dentro lo spam, per cui l'algoritmo ha visto che io ho postato 3 volte un video praticamente con la prima parte del titolo uguale, cioè non si è soffermato poi ad analizzare la seconda parte, e quindi per lui io praticamente ho caricato un video 3 volte e quindi questo viola le norme della community, appunto, di non fare spam su YouTube, cioè di non caricare più volte lo stesso video, ma non era lo stesso video. Quindi presumo sia stato quello. Quindi adesso io, se voglio fare una cosa del genere, cercherò di mettere tipo un numero davanti, in modo tale tipo 1, 2, 3, in modo tale che l'algoritmo non li legga come lo stesso titolo. E niente, era giusto per condividere questa esperienza con voi, sperando che vi possa essere utile. Se anche voi avete avuto un'esperienza del genere, eccetera eccetera, o qualsiasi altra cosa che vi posso dire della mia esperienza che non vi ho detto in questo momento, mettete un mi piace, accendete la campanella e soprattutto commentate, così possiamo interagire. Vai, grazie.